Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vincenzo di Black Squirrel Paracord Italia e qui realizziamo bracciali e accessori in paracord. I più attenti di voi avranno notato che lo sfondo di questo tutorial è ben diverso dal solito sfondo, questo perché questo è il primo video che realizzo all'interno del nuovo studio e chi mi segue sui social sa già di cosa sto parlando perché ne ho parlato, insomma, negli ultimi mesi più e più volte. Farò nei prossimi giorni un video a tema dove farò vedere come è venuto lo studio e tutto quello che ho fatto per arrivare, insomma, a come adesso. Però per il momento bando alle ciance e iniziamo subito con il tutorial. Nel video di oggi parleremo di questo bracciale che ho al polso, che altro non è che un intreccio di paracord e microcord insieme. Ragazzi, si tratta di paracord da 4 mm, sto parlando della parte esterna, specifico 4 mm perché da qui a breve arriverà il nuovo paracord da 2 e da 3 mm, quindi da adesso in poi verranno fatti diversi tutorial anche con quel tipo di paracord e quindi ogni volta specificherò di che tipo di paracord stiamo parlando. Comunque, seguite tutti gli aggiornamenti sul sito, ve lo lascio come al solito qui sotto e andate a dare un'occhiata a tutte le novità. Ritornando al bracciale, altro non è che un fishtail, negli ultimi mesi ne abbiamo fatti diversi, quindi questo bracciale qui, con la sola differenza che c'è appunto questa parte centrale di intreccio che è appunto il microcord. Lo faccio vedere nel dettaglio sperando che si veda. Ecco qui, con questa parte centrale in microcord. Come dicevo, il bracciale negli ultimi mesi è stato realizzato più e più volte, quindi decidete voi se realizzarlo nella versione base o nella versione con appunto intreccio in microcord. Come al solito vi lascio sia il video qua sopra che nella descrizione e se invece state guardando questo tutorial da altrove basta andare su YouTube e cercare Black Squirrel Tutorial 2. Detto questo, iniziamo subito con il tutorial. Quella che spunterà adesso sullo schermo, come al solito, è la tabella delle misure per poter realizzare questo bracciale, quindi con tolleranze, misura metri di paracord e metri di microcord. Per chi non sa di cosa sto parlando, vi consiglio di andare a vedere, cosa ragazzi importantissima per iniziare a realizzare bracciali in paracord, il mio video sulla tolleranza. Anche questo lo lascio sia qua sopra che in descrizione. Quello che realizzeremo oggi è un bracciale per un polso 18, quindi come specificato in tabella ci vorrà una tolleranza di più 2,5, quindi imposteremo il telaio a 20,5, quindi ci vorranno 2 metri di paracord e 1,30 m di microcord. È un bracciale che va realizzato sul telaio perché bisogna metterlo in trazione e per la sua realizzazione abbiamo bisogno di sia lago piccolo che lago grande, che trovate entrambi all'interno del nostro kit strumenti, che trovate sia sul sito che nei nostri kit fai da te. Allora, iniziamo subito. Il telaio è già impostato a 20,5. La fibbia che andiamo a utilizzare è quella piccola, quindi quella da 3 ottavi. La andiamo a posizionare sul telaio e inseriamo il paracord nella parte bassa del telaio, quindi lo dividiamo perfettamente in due. Andiamo a inserire il paracord dal basso verso l'alto, nella parte inferiore della fibbia. Tiriamo tutto e lo facciamo passare qui dentro. Mettiamo in trazione e passiamo appunto nella parte superiore del bracciale. Facciamo passare da sopra verso sotto e mettiamo in trazione. A questo punto andiamo a fare il primo nodo. Io questo bracciale lo faccio partire sempre da sinistra, chi è che ha già visto i miei video lo sa bene, quindi prendo questa parte di paracord e la faccio passare in mezzo alle due centrali. Stessa cosa faccio con la parte destra, la faccio passare in mezzo alle due centrali e sotto quella che abbiamo appena fatto passare. In questo modo. Tiro un po' verso il basso, in modo da mettere in trazione le due corde centrali ed ecco che vado a fare il primo nodo in questo modo. Ok, a questo punto, tenendo il dito sotto il bracciale, quindi per evitare che questo si sleghi, facciamo passare nuovamente quella di sinistra al centro tra le due e quella di destra sempre al centro tra le due, passando sotto a quella appena fatta passare. E tiriamo.
E come potete vedere abbiamo realizzato il secondo nodo e questo è quello che andiamo a fare fino alla fine del bracciale. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e così fino alla fine. Io per portarmi avanti, come nei migliori programmi di cucina, l'ho già realizzato, quindi adesso andremo a fare direttamente la parte finale del bracciale e dopodiché inizieremo la parte in microport. Una volta arrivati a questo punto, quindi dopo aver intracciato per intero il bracciale, aiutandoci con degli aghi da paracord, in questo caso quelli da 4 mm, quindi l'ago appunto per paracord, andiamo a fare gli ultimi nodi, quindi facciamo passare qui in mezzo, così. Io ne uso due per fare prima e qui in mezzo. C'è ancora spazio per fare un altro nodo, quindi facciamo passare nuovamente in mezzo e in mezzo. Volendo c'è spazio per un altro nodo e quindi facciamo un altro. Uno. E due. Ok, ed ecco che possiamo tirar giù il bracciale dal telaio. Arrivati a questo punto possiamo togliere gli aghi da paracord e tagliare la parte in eccesso, quindi andiamo a tagliare le due estremità in basso, quasi a filo, in questo modo, e dopodiché andiamo a bruciare il paracord. A questo punto, aiutandoci con la paletta o con lo, non lo so, col bordo dell'accendino, andiamo a pigiare le due estremità appena bruciate. Ed eccoci qui. Da questo momento in poi possiamo continuare con il microcord. Quindi in questo caso andiamo a prendere l'ago piccolo, quello appunto per microcord, guardate la differenza, come dicevo prima li trovate entrambi nel set aghi, e lo andiamo ad inserire a un'estremità del microcord. Allora, piccolo accorgimento, il microcord è da 1.18 mm, mentre questo ago è per paracord da 2 mm. Io per evitare che questo, guardate, scappi via, brucio un po' più l'estremità del microcord, quindi facendo in modo che ci sia più materiale bruciato, e lo vado ad inserire in questo modo. E come potete vedere è meno facile che questo si possa staccare. A questo punto pigliamo il bracciale dalla parte con i dentini, lo giriamo in questo modo e facciamo passare l'ago da paracord all'interno di queste prime due parti di nodo, quindi qui dentro, in questo modo. Tiriamo, 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 tiriamo e bruciamo l'estremità, tenendo l'accendino un po' più del dovuto, quindi dobbiamo bruciare abbastanza materiale. A questo punto tiriamo lentamente e, aiutandoci o con la punta dell'ago o sempre con la paletta, fissiamo il paracord, il microcord, in questo modo. Giriamo il bracciale ed eccoci in questa situazione qui. A questo punto facciamo passare l'ago sotto questa parte qui, quindi facciamo un po' di leva e facciamo questo. Quindi il microcord dovrà uscire dalla parte interna, sia vicino alla fibbia che fra queste due parti di paracord. A questo punto ritorniamo verso il basso e facciamo passare nuovamente l'ago qui dentro. In questo modo. Allora, cosa importante? Per evitare di sbagliare questo tipo di intreccio, noi dobbiamo fare in modo che quando l'ago da microcord va fuori in questo senso, noi, quindi quando va verso il centro, dobbiamo fare in modo che in questo preciso istante l'ago sia all'interno del microcord. Quindi in questo caso è sbagliato e io faccio passare il microcord alle spalle dell'ago, in questo senso, e tiro. Se succede questo, sposto leggermente il microcord verso l'interno e tiro. Quindi, come dicevo, il microcord che abbiamo appena tirato
fuori, deve stare nella parte interna, quindi verso il centro del bracciale. A questo punto passiamo alla destra e facciamo la stessa identica cosa, quindi facciamo passare l'ago qui sotto, in questo modo. Come vedete, l'ago va verso il centro del bracciale. In questo caso il microcord è esterno, quindi in questo caso è corretto. Se invece fosse stato posizionato in questo modo, bisognava fare nuovamente lo stesso movimento verso l'esterno. Ovviamente una volta verso destra e una volta verso sinistra. Tiriamo ed eccoci nuovamente in questa situazione. Come vedete, il microcord viene fuori dal centro e quindi è stato posizionato nella maniera corretta. Andiamo verso la fase successiva, quindi facciamo passare l'ago adesso sotto questa parte di nodo qui. Facciamo andare verso il centro. Come vedete, questa parte di microcord è interna, quindi la portiamo esterna e tiriamo. Continuiamo. Quindi verso il centro, questa sta fuori e questo sta dentro. E questo è quello che dobbiamo andare a fare fino alla fine del bracciale. Ovviamente vi ricordo che sia il paracord che il microcord lo trovate sul nostro store www.paracorditalia.it. Per quanto riguarda il paracord, come ben sapete, lo trovate in matasse da 5, 15 e 30 metri, mentre per quanto riguarda il microcord potete trovare sia le matassine da 5 metri all'interno dei set da 8 e 16 matasse, sia i rulli di microcord da 38 metri. Trovate, come appena detto, tutto sullo store. Per quanto riguarda la continuazione del bracciale, come dicevo, andrete a ripetere questa azione fino alla fine del bracciale. Io, per insomma portarmi avanti come al solito, ho già realizzato il bracciale fino alla fine. Vi faccio vedere solo l'ultimo nodo. Quindi, arrivati alla fine dell'intreccio, quando manca appunto l'ultimo nodo, quindi come vedete abbiamo fatto il passaggio sopra la penultima parte di nodo e manca l'ultimo, quindi questo qui. A questo punto facciamo passare l'ago da paracord qui all'interno, con il solo problema che nella parte sottostante abbiamo appunto la bruciatura del paracord, quindi la bruciatura che avevamo fatto all'inizio. Quindi succederà che probabilmente dobbiamo trovare un attimo lo spazio, quindi in base a come è fatta la bruciatura, insomma, faremo un po' di movimenti su e giù per fare in modo di far passare l'ago da microcord. Ok, ecco che è passato, in questo caso è passato da questa parte. Tiriamo tutto ed ecco che abbiamo fatto appunto l'ultimo passaggio. Passiamo sul retro, tagliamo con un po' di abbondanza, più o meno così va bene, bruciamo e, aiutandoci con la paletta, pigiamo in modo che questo non si sfili più. Eccoci qui. E come potete notare, il bracciale è terminato. Questo bracciale nello specifico è stato richiesto da uno di voi. Infatti io, come vi dico sempre, se avete bracciali che avete visto su altri tutorial, eventualmente mandatemi la richiesta o scrivendomi sotto un video o tramite il tasto WhatsApp che trovate sul sito e io... Ovviamente ragazzi, capite che è molto difficile riuscire ad accontentarvi tutti, però io cerco di mettervi un attimo nella scaletta dei tutorial da fare. Ovviamente, anche se penso che quello possa essere un tutorial interessante per tutti voi, perché se è un bracciale che è estremamente complesso, io solitamente tendo a non realizzarlo, perché capisco che non è alla portata di tutti. Quindi, come detto, se avete
insomma braccieri interessanti da proporre, scrivetemi come fate sempre in privato. Detto questo, ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi se non avete ancora, non vi siete ancora iscritti sul canale, e niente, ci vediamo prossimamente con un prossimo tutorial. Ciao, a presto, ciao ciao ciao.